Benvenuti al Cineclub di Schermi e Lavagne. Vi presento oggi un gatto nero, un gatto bianco, un coniglio rosso e degli stivali rossi. Padron gatto. All'improvviso, una voce. Fuori, vattene sporca bestiaccia e non mettere mai più le zampe qui. Un grosso gatto nero come la notte volteggia nell'aria. Le sue continue malefatte alla fine hanno spinto il suo padrone, fuori di sé, a gettarlo dalla finestra. La caduta sembra senza fine, anche se il suolo si avvicina a una velocità vertiginosa. Tump! Il gatto atterra dritto dritto in un paio di stivali che qualcuno ha abbandonato nel cortile dell'edificio. Titubante fa qualche passo, poi esce in strada e se ne va, senza gettare il minimo sguardo indietro. Poco lontano trova un vecchio berretto in una pattumiera. È troppo grande per lui e non si sente a suo agio. Gli fremono i baffi quando se lo mette, ma specchiandosi si trova elegante e per la gioia fa qualche passo di una danza cosacca. Il gatto. Miau, miau, miau. Mentre se ne va a zonzo per la città sente dei singhiozzi. È un piccolo coniglio legato malamente. Il gatto. Che hai da piagnucolare così? Piantala con queste scene, ci spacchi i timpani. Il coniglio. È che il mio padrone sta per tornare e mi mangerà. Ho paura. Il gatto. Non è che sei legato tanto bene. Perché non scappi? Il coniglio. Non posso farlo. Il mio padrone non sarebbe contento e mi sgriderebbe di sicuro. Il gatto. Di un po', non mi sembri una cima. Ecco piccolo Luigi che arriva. Già gongola all'idea del buon pranzo che sta per fare e alla siesta che seguirà su una panchina del parco in questa bella domenica pomeriggio. Ci sono giorni in cui la vita sembra sorriderci e non ci accorgiamo della grossa nuvola nera che si avvicina da un angolo del cielo. Il coniglio terrorizzato. Eccolo, aiuto, pietà, arrendiamoci. Il gatto. Quanto puoi essere scemo, mio povero amico. Fammi vedere. Un pallone gonfiato che non vale niente. Sta a guardare cosa ne faccio io del tuo padrone. Non ne abbiamo bisogno. Da stamattina sono il padrone di me stesso e me la passo abbastanza bene. Piccolo Luigi. Aia, ma che succede? Il gatto. Dannazione. La scena che segue è di rara brutalità e la copriamo d'un velo pietoso. Noi disapproviamo con la più grande fermezza questo genere di comportamenti. È uno spettacolo davvero penoso a vedersi e nessuno ne esce mai arricchito. Tuttavia i due compari hanno indiscutibilmente riportato la vittoria. Il coniglio. Evviva! Il gatto. Era una canaglia tosta. Vedi il carretto dall'altra parte della strada? Mi ha dato un'idea. Andiamo a prenderlo prima che si risvegli. Bisogna fare in fretta. Detto fatto. Il coniglio. Dove andiamo? Il gatto. Al mercato, amico mio, al mercato. Là conosco uno facile da abbindolare. Intanto diamoci una mossa. Il gatto. Cosa? Tu
quasi 100 kg di buone patate. È un furto! Il commerciante. Questo è il prezzo. Prendere o lasciare. E ora sparite prima che cambi idea. Il coniglio. 5 euro. Urrà! Siamo ricchi! Cala la notte. E i due amici cenano in cima a un tetto. Lì si sta bene, in basso la città ruffa serenamente. Il coniglio. Padrone, però mi domando se non siamo stati un po' cattivi. Il gatto. Non chiamarmi così e non preoccuparti per simili sciocchezze. Mangiati la tua schifezza e guarda chi viene a farci visita. Il coniglio. Oh, la luna, com'è bella! Ahimè, i giorni passano. Tutti i soldi sono stati spesi e la fame gli attanaglia la pancia. Dal terreno abbandonato che hanno eletto a domicilio, i due osservano l'altro lato della strada, il gatto. Ti assicuro che è fattibile. Se fai per bene quello che ti dico, tutto filerà liscio come l'olio. Mi ascolti? Il coniglio. Non so. Il gatto. Eppure è semplice. Tu vai da quella stupida vecchia e le racconti qualcosa. Basta che tu la faccia uscire dalla sua tana e la distragga per un attimo. Al resto ci penso io. Il coniglio. Ma io non so che dirle, io e poi ho paura. Sospetterà qualcosa. Il gatto. Miau! Ma quanto puoi essere tonto? Il gatto. Bene, ora, forse con questo tubo, proprio in quel momento, sentono una vocina dietro di loro, la ragazzina. Posso giocare con voi? Il gatto. Non abbiamo bisogno di te. Sgombra. La ragazzina. Io mi chiamo Edolì. E voi? Il coniglio. Non mi hanno mai messo un nome, credo. La ragazzina guardando il gatto. E tu? Il gatto. Io non mi chiamo. Io so chi sono e dove sono. Avanti. Aria. Vada qualcun altro. Abbiamo da lavorare. La ragazzina. È un vero peccato. Il coniglio. Non hai sentito? Non abbiamo tempo di giocare con te. Lavoriamo noi. La ragazzina, curiosa. Ah, bene, lavorate. Ma che fate? Posso aiutarvi? Il coniglio. No, no e no. Ora basta. Fuori dalle scatole. Ma il gatto ha cambiato idea. Il gatto. Ehi, aspetta piccola. La ragazzina, io mi chiamo Edolì. Edolì. Il gatto. Sì, va bene, ascolta. In effetti abbiamo appena finito e se ti va potremmo giocare a nascondino. Che ne dici? La ragazzina è entusiasta. Davvero? Come sono contenta. Ci divertiremo un sacco, non lo ripiangerai. Il gatto. Non ne ho alcun dubbio. Sconcertato, il coniglio si avvicina al gatto. Il coniglio. Bisbigliando. Ma che fai? Credevo che... Il gatto. Sta zitto e riflettici un po'. Se le cose dovessero mettersi male, sarà questa stupida a farsi beccare, non noi. Il coniglio. Ah sì, ho capito. Se dovesse capitare a me, tu saresti obbligato a venirmi in aiuto. Il gatto. Hai capito proprio tutto. Ehi, però non pensare così tanto, mi fai venire mal di testa. Escono allo scoperto. Il gatto. Lo vedi quel negozio là in fondo? La ragazzina. Sì, è... Il gatto. Chi se ne importa? Tu vai là e fai uscire la padrona. Devi solo parlarle, senza guardare da questa parte e senza barare, eh? Nel frattempo... Noi andremo a nasconderci. Bisogna che il tutto duri almeno 5 minuti, hai capito? Al coniglio sottovoce. Tu resti qua e fai la guardia. Fischia se qualcuno si avvicina.
A quel punto la ragazzina si incammina baldanzosa verso il negozio, entra e poco dopo in effetti la bottegaia e lei escono fuori. Hanno l'aria di fare una piacevole conversazione. Il gatto: mi chiedo cosa mai abbia trovato da blaterarle quella scimmietta. Ecco, ora mai più. Attraversa la strada a tutta velocità e sgattaiola attraverso la porta spalancata. Nella piccola drogheria di quartiere tutto è pulito e in ordine. Sui ripiani i barattoli di conserva luccicano silenziosi. Dal soffitto pendono salsicce e maestosi prosciutti. Deliziose crocchette aspettano nelle loro scricchiolanti e scintillanti confezioni che qualcuno si degni di gettar loro uno sguardo. Il gatto: questo sarà il colpo del secolo, sbrighiamoci! Fuori tuttavia la conversazione prende una nuova piega. La bottegaia: che dici? Degli amici? Io non vedo nessuno. La ragazzina: è normale, stiamo giocando. Fra l'altro credo che uno dei due sia venuto a nascondersi qui da te. La bottegaia: davvero? Presto, troviamolo, vi preparerò una buona merenda. Si sente una serie di rumori ridicoli. Il gatto: eh? Cosa? Preso dal panico, il gatto cerca di fuggire. Scivola, si impiglia le zampe in una filza di salsicce. Tenta di aggrapparsi a uno scaffale, che crolla. Tutto casca, si rompe e si sfascia in un fracasso del diavolo. I sacchetti di farina esplodono e il contenuto si sparge sul pavimento. La bottegaia sconvolta: Dio mio, ma che succede? La bottegaia: ma guarda chi c'è qui, che adorabile angioletto. Ti adotto immediatamente se non hai nessuno. Vieni qui che ti do un bacio, piccolino mio. Il gatto: no, tutto, ma non questo. La ragazzina: urrà, evviva la vita, evviva mia nonna. Il coniglio da lontano: psh, psh, psh. Non so fischiare, aiuto, qualcuno può insegnarmelo, presto. Ed è così che i due amici si ritrovarono ad abitare a casa della nonna di Edolì. Il coniglio: padrone, cosa sarà di noi? Il gatto: ti ho già detto di non chiamarmi così. Va piuttosto a cercarmi il berretto. Deve essere rimasto al negozio. Già che ci sei, portami anche un po' di farina, che sto perdendo il colore. E ora lasciami dormire. Ruff, ruff, ruff. Ora chiudi gli occhi e immergiti di nuovo nella storia che hai appena ascoltato. Cerca in casa colori per il viso che puoi utilizzare. Scegli il tuo personaggio preferito dalla storia e trasformati nel personaggio stesso attraverso il trucco. Truccati davanti allo specchio o fatti dipingere da un'altra persona. Lascia che ogni dettaglio disegnato sul tuo viso sia la mappa di una storia che le persone possano osservare, come se il tuo viso diventasse un libro. Buon divertimento! Gatto nero, gatto bianco, coniglio rosso, stivali rossi.